Ciao a tutti ragazzi e bentornati con noi per un nuovo appuntamento di Otaku Mania. Io sono Alberto e anche quest'oggi ci troviamo ospiti di questo fantastico canale For Music TV al numero 613 del digitale terrestre, 5613 per chi ha Sky, per chi lo vuole guardare in streaming www.otakutv.it oppure tramite l'applicazione dedicata ai dispositivi mobile. Su Android la troverete come Quarta Rete e invece su iTunes la troverete come For Music, appunto il nome di questo canale. Detto questo, iniziamo subito con l'entrare nella puntata di oggi. Ci troviamo io e Clay, che ringrazio, alla regia delle riprese qua al Parco Europa. Abbiamo scelto di, diciamo, presentare Otaku Mania questa volta da questo fantastico parco sulle colline di Torino. Perciò ragazzi, iniziamo subito col dire che inizieremo questa nuova puntata con la rubrica dedicata alla paura, oramai conosciuta da tutti quanti voi che ci seguite, Fear Factor, con il nostro Fabio Taddi, che ci presenterà un altro dei fantastici trucchi per creare maschere e non solo, ragazzi. Per poi continuare con la nuova nata, diciamo, la nuova collaborazione fra 4 News e Otaku TV Italia con Alessandro, per che cosa? Per svolgere una rubrica dedicata interamente alla tecnologia e ai videogames, che si chiama Target Game. E poi termineremo con una rubrica oramai conosciuta appunto anche come Fear Factor. Stiamo parlando di Steam Your Mind, a cura del nostro Roberto Cera, con il quale ci immergeremo direttamente nel mondo steampunk per conoscere le radici di questa fantastica art. Perciò ragazzi, non mi voglio dilungare in tante parole, voglio lasciare direttamente la parola al nostro Fabio Taddi per una nuova puntata di Fear Factor. Ciao amici di Otaku TV Italia e benvenuti ad un nuovo episodio di Fear Factor. Se ben vi ricordate, nelle scorse puntate abbiamo scolpito il nostro Mordin Solus, un alieno di Mass Effect, uno dei protagonisti. Lo abbiamo scolpito con la nostra plastilina, mano a mano, passo passo, e una volta che la nostra scultura era pronta, ne abbiamo fatto il calco con acqua mista a gesso, in modo da creare una crema e avere un risultato uniforme e perfetto. Ora, in questa nuova puntata, oggi, vedremo come è venuto il nostro calco di Mordin Solus, dopo che abbiamo estratto la nostra plastilina, e infine vedremo, riempiendo il calco di lattice, come verrà la nostra maschera di Mordin Solus in lattice. Come sempre vi lascio al video, perché è sempre meglio vederle le cose oltre che ascoltarle, e ci vediamo dopo ovviamente. Via il filmato. Se abbiamo fatto tutto per bene, il nostro calco è bello spesso, ha assorbito tutti i dettagli della nostra scultura al suo interno, ed è adesso pronto per ricevere la nostra colata di lattice sino all'orlo. Come potete vedere, tutti i dettagli sono impressi nel gesso. E ora non ci rimane altro che riempirlo con qualche litro di lattice e attendere che il tutto sia pronto per essere estratto. Ecco, avete visto? Il nostro calco è venuto alla perfezione, ha raccolto tutti i dettagli della nostra scultura. E adesso che cosa bisogna fare? Ovviamente dobbiamo riempirlo di lattice. Per riempire un calco del genere ci vuole molto lattice, perché, come vi ho insegnato nelle scorse puntate, per ottenere uno spessore uniforme del lattice, un'alta elasticità e una maggiore perfezione della maschera, è necessario riempire il calco sino all'orlo di lattice. Ovviamente non sprecate un bordello di lattice riempiendolo sino all'orlo, no. Il gesso, essendo un materiale poroso, come avevamo detto nelle scorse puntate, assorbe l'acqua che è nel lattice, ma soltanto nelle parti in cui il lattice è a contatto con il nostro calco, che, come avevamo detto, è unico, non è bivalve, in modo da agevolarci quando cogliamo tutto questo lattice dentro al calco. Se fosse bivalve, ovviamente avrebbe dei punti in cui potrebbe colare un po' di lattice, e invece, essendo tutto unito, è un metodo un po' più difficile, ma automaticamente è migliore sia di resa che di risultato, perché ci permette di non preoccuparci più di tanto una volta che abbiamo riempito il nostro calco sino all'orlo di lattice liquido. Quindi, via il filmato e ci rivediamo di nuovo tra poco.
Prendiamo il nostro lattice e versiamolo all'interno del nostro calco, messo ovviamente in posizione in modo che non cada, nonostante il peso. E iniziamo a riempirlo sino all'orlo. Ci vorranno un bel po' di litri di lattice, ma non andranno assolutamente sprecati. Una volta riempito fino all'orlo di lattice, lasciamo asciugare per un po' di tempo. Ed eccoci tornati. Ora, abbiamo riempito il nostro calco sino all'orlo di lattice. Ovviamente, come vi ho già detto, asciuga soltanto il lattice che è a contatto del nostro calco in gesso. Ora, quanto bisogna lasciarlo? Ecco, il nostro Mordin Solus è una scultura molto, molto, molto grande. È una testa intera, non è un volto. Quindi, la regola che vi avevo detto nelle scorse puntate, ovvero che il lattice asciuga mediamente un millimetro e mezzo all'ora, a seconda del caldo o del freddo che c'è nel clima al di fuori del calco, qui va un attimino aumentato data la mole del personaggio. Per cui, quanto tempo lasciamo il nostro calco pieno sino all'orlo prima di scolarlo? Solitamente uno spessore uniforme per una maschera del genere, perfetto e della misura giusta, è intorno ai 4 mm. E per ottenere 4 mm di spessore in un calco così enorme, è necessario almeno dalle 5 alle 6 ore a calco pieno. Passate le 4-6 ore, a seconda di quanto lo volete spesso, ovviamente. Ricogliamo il nostro lattice liquido nella confezione e attendiamo non 24 ore, ma 36 ore, siccome vi ho già detto che è molto grande, prima di estrarre la nostra maschera. Passate le nostre 36 ore, vediamo che cosa succede. Ta-ta-ta! Ed ecco qua la nostra prima copia del nostro Mordin Solus. Direi che è venuta bene. Il lattice è bello spesso, bello uniforme. E ora bisogna soltanto dipingerla, aggiungere ovviamente i fori per gli occhi, la bocca e il naso e indossarla. Tutto questo però ovviamente lo vedremo nella prossima puntata. Ok? Quindi, come al solito, io vi ringrazio della visione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Fear Factor, dove dipingeremo e finiremo il nostro Mordin Solus. Ciao a tutti! Eccoci qua ragazzi, ringraziamo il nostro Fabio Taddi per questa nuova puntata dedicata a Fear Factor, la rubrica sul mondo della paura e non solo. Beh, come vi avevo annunciato nell'anticipazione di questa nuova puntata di Otakumania, vi presentiamo la nuova arrivata nella famiglia Otaku TV Italia, Target Game. Che cos'è? È una rubrica che avete visto nella puntata scorsa, all'inizio, che vi accennava quello che in poche parole andrà a parlare durante le varie puntate su Otakumania. Beh, questa rubrica è dedicata alla tecnologia e ai videogames. È condotta da Alessandro di 4News e tutti i suoi collaboratori. Ragazzi, un vero consiglio da appassionato, guardatela perché è sempre piena di nuove news, sempre interessanti, dedicate al mondo della tecnologia e dei videogames. Perciò, ragazzi, lascio direttamente la parola a 4News per una nuova puntata di Target Game. Cari amici di Otaku TV Italia, bentornati su Target Game, la nuova rubrica di Otaku Mania, in collaborazione con 4News, che vi farà una panoramica su tutte le ultime novità del mondo dei videogiochi. Partiamo subito con le news della settimana. Destiny, la nuova IP di Bungie e Activision, ha sfondato anche in Giappone. Secondo il più grande retailer Tezuya, infatti, che ha diffuso le chart di vendita, Destiny risulta essersi classificata alla seconda e alla terza posizione, rispettivamente PlayStation 4 e PlayStation 3. Alla prima posizione, invece, è presente Super Smash Bros. Per 3DS, segno che Nintendo, nel suo levante, è ancora difficile da scalzare dal polso. Microsoft e il Giappone non sembrano più una storia d'amore a lieto fine. Il lancio di Xbox One, infatti, non è andato come previsto. Sono state piazzate esclusivamente 25.000 unità di console nei primi 3 giorni di lancio.
nonostante la console fosse accompagnata da titoli come Dead Rising 3 e Titanfall, che comunque in Occidente hanno avuto un buon successo. Vedremo nei prossimi mesi, ovviamente, se Microsoft riuscirà ad aggiustare il trend negativo che continua oramai da diversi anni, sempre nel paese del Sole Levante. Pare proprio che Super Smash Bros. Per Wii U abbia una data d'uscita. Secondo il sito americano Polygon, infatti, un ragazzo ha preordinato il gioco tramite una popolare catena di Tencent e, al momento del pre-order, è stato rilasciato un cartoncino con la data di uscita che indica il 21 novembre 2014. Al momento Nintendo North America non si è ancora espressa sulla vicenda e il titolo risulta essere in uscita durante le festività natalizie del 2014. Vedremo se nei prossimi giorni, ovviamente, riusciremo a scoprire qualcosa di più. Un video inedito di Batman Arkham Knight è stato diffuso nei giorni scorsi tramite popolari siti di videosharing vimeo.com. Il problema è che tale video è In the stato event of completamente my rimosso dal death, sito poiché I si hereby trattava declare di that all my worldly una possessions pass to my son, Bruce presentazione del 2014 e quindi era Wayne. vietato di per sé filmare con fotocamera, cellulare o Bruce. Nei video preparati loro to completamente honor rimossi erano presenti la Batmobile, qualche scena di gameplay and ed commit ovviamente qualche cutscene contenente dei grossi spoiler. Rockstar Games ha finalmente svelato la data di uscita per quanto riguarda Grand Theft Auto V in versione next gen. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One approderanno nei negozi il 18 novembre 2014, tutte con tutti gli DLC usciti finora. Per i giocatori PC invece ci sono molte notizie. Infatti la versione di Cavo con PC si è stata rimandata al 27 gennaio 2015, confermando dopo le voci di corridoio per gli ultimi giorni. Su una cancellazione e più su un ritardo che sia. Cari amici di Otaku TV Italia, cari amici di Otaku Mania, bentornati su Target Game. Io sono Alessandro e oggi in questa rubrica in collaborazione con 4News vi propongo una sessione giocata piuttosto ampia che commenteremo per i primi minuti di Destiny, il nuovo titolo uscito in esclusiva su console, quindi niente PC, su PlayStation 4, PS3, Xbox 360 ed Xbox One il 9 settembre. Facciamo un po' di storia del titolo. Innanzitutto, che tipo di gioco è? Beh, è un MMO, un FPS MMO che richiede veramente tantissime ore per essere completato. Ha debuttato il 9 settembre in Europa, in Giappone l'11, il giorno dopo il Day One europeo aveva già realizzato europeo e nordamericano, scusate, aveva realizzato un sell-in di 500 milioni, quindi vendite stratosferiche per questo titolo. Sviluppato da Bungie, software house responsabile che tutti noi ricordiamo per i grandi capolavori e per i grandi titoli di Halo, è prodotto da Activision, è il primo gioco veramente next gen prodotto da Bungie, prodotto da Activision e sviluppato da Bungie. Si tratta comunque di uno dei primi grandi esperimenti perché su console non sono mai arrivati degli MMO seri. È ambientato all'interno di alcuni eventi del sistema solare. Ci sono addirittura delle razze aliene all'interno del titolo, dei nemici. Tutto questo gioca a favore ovviamente di un FPS che, se non è MMO, comunque che punta tantissimo alla cooperativa. Passiamo alla trama, brevemente facciamo un breve riepilogo della storia single player, della storia di Destiny. Nel 2614 un giocatore impersonerà un guardiano, uno dei soldati che abitano dentro la tower all'interno della città, l'ultimo avamposto rimasto su una terra ormai desolata. Quando l'umanità si è lasciata alle spalle la cosiddetta età dell'oro, un periodo di eccezionali progressi tecnologici e colonizzazione spaziale, a cui sono seguite devastanti catastrofi. Sostanzialmente il gioco permette l'esplorazione di una buona parte del sistema solare, segnaliamo di pianeti particolari, il nostro satellite, la Luna e poi Marte, e dunque il nostro obiettivo poi sarà in quel momento di difendere, dobbiamo partire per affrontare alcune minacce sui pianeti che girano intorno a questo sole. Il titolo è personalmente molto buono, ho avuto modo di provarlo alla fiera tedesca Gamescom e il titolo risulta veramente un ottimo livello,
I pareri della critica però sono divisi. C'è chi l'elogia, c'è chi invece l'ha stroncato come testate famose quali Polygon ed altre, tanto che ha collezionato un Metascore su Metacritic di 74-75. Anche gli utenti sono scettici, c'è chi lo voleva a livello di un nuovo Halo, c'è chi invece si è accontentato ed è rimasto particolarmente stupito. Detto questo, io senza indugi vi lascerei godere in pace senza la mia voce gli ultimi frenetici atti di questo gameplay. Noi ci risentiamo settimana prossima qui su Target Gaming. Eccoci qua ragazzi, scusate ma stavo guardando la seconda puntata di Target Game, questa nuova rubrica dedicata al mondo della tecnologia e dei videogames, insieme ai ragazzi di 4News, questa nuova collaborazione nata fra Otaku TV Italia, per l'appunto tutto il team di 4News, nella persona di Alessandro che ringraziamo, ha portato questa nuova rubrica Target Game che si occuperà dei videogames, come dice la parola, ma non solo, avremo delle news, avremo delle notizie dedicate al mondo della tecnologia, veramente veramente ampio. Beh, li ringraziamo di nuovo per questa seconda puntata di Target Game e continuiamo la nostra puntata. Stiamo per mandare in onda la rubrica dedicata al mondo steampunk condotta dal nostro Roberto Cera. Stiamo parlando di Steam Your Mind, con il quale tutti insieme andremo a conoscere un po' di più il fantastico mondo dello steampunk, con il quale magari, perché no, andremo a cimentarci un giorno o l'altro. Perciò ragazzi, lasciamo direttamente la parola al nostro Roberto Cera per una nuova puntata di Steam Your Mind. Proprio sul più bello va via la luce, ma capita sempre così. Cosa stavo per fare? Lo scopriremo nella prossima puntata, ragazzi. Benvenuti a proposito a una nuova puntata di Steam Your Mind.
trasmissione che tutte le settimane, indovinate cosa fa? Ebbene sì, vi fa entrare sempre più nel mondo del vapore. Ma questa è stata una settimana importantissima e piena di piccoli e grandi eventi nella scena steampunk italiana. Vado subito a raccontarvi. Iniziamo subito da Roma, che ha visto terminare proprio domenica il primo Steamfest. Una interessante iniziativa da continuare a seguire. Questa era la prima edizione, ricca di eventi. Sono sicuro che i ragazzi di Roma sapranno regalarci ancora di più. A Torino invece, come prologo di Vaporosamente, c'è stata un'interessante presentazione di un libro. Naturalmente i numeri erano molto più ridotti rispetto allo Steamfest, però la location, una pasticceria storica in particolare, perché all'interno, oltre ad essere tutta fatta di legno, un materiale che ci piace molto perché isola noi inventori da eventuali scosse elettriche, aveva a fianco a fantastici dolcetti, naturalmente ingranaggi e macchinari. Ora vi farò vedere qualcosa. Vi stavo dicendo, un interessantissimo libro. Il libro si chiama The Shroud, l'autrice Cristina Barone ha deciso di raccontare in questo romanzo gotico, ambientato in una città senza nome, in un'epoca, non voglio svelarvi troppo, in un'epoca piena di mistero, una storia, potremmo definirla d'amore, ma soprattutto di scambi. Ebbene sì, The Shroud, il sudario, e potremmo definire testimone di una serie di scambi che appassionano il lettore, riga dopo riga. Ma torniamo a noi. Vaporosamente, vi ho accennato prima questo nome. Che cos'è Vaporosamente? Beh, avete visto, in Italia si stanno diffondendo tantissimo gli eventi steampunk. Eventi steampunk che effettivamente si possono differenziare per qualità, ma soprattutto per fantasia. Tutti gli eventi sono belli, tutte le manifestazioni sono divertenti e le fiere ancora di più. Ma cosa succede ad un evento o una fiera steampunk? Perché diciamoci la verità, molto spesso il nostro sogno è far rivivere un'antica fiera di fine 800. Chiudete gli occhi e immaginate proprio quello, il rumore dei popcorn che scoppiano, l'odore del letame, della paglia, ci sono gli animali al circo, i rumori che provengono dal baraccone, degli scherzi della natura, i lanciatori di coltelli e gli imbonitori. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vedere per un attimo il mondo fermarsi, entrare, rallentare e immergersi nel puro divertimento di una volta. Cioè assenzio, mostri e giochi assolutamente rischiosi e non a norma, perché malattie e anche probabilmente furtarelli e omicidi. Però torniamo a noi, come dicevamo prima. Stavo scherzando, naturalmente. Parlavamo di un evento, di manifestazioni steampunk. Ce ne sono diverse. A Torino presto ce ne sarà una. Io parlo per Torino perché vivo nella città più industriale d'Italia, probabilmente.
come vi dicevo, presto potreste assistere a Vaporosamente, una fiera dell'Ottocento completamente rivista, piena di steampunk in ogni sua accezione. Grafica, storia, autori, combattimenti con bastone da passeggio. Tutto questo prenderà vita in quello che Otaku TV Italia vi presenterà con uno speciale documentario. Quindi ragazzi, preparatevi and steal your mind. Iniziamo subito da Roma, che ha visto terminare proprio domenica il primo Steam Fest. Una interessante iniziativa da continuare a seguire. Questa era la prima edizione, ricca di eventi. Sono sicuro che i ragazzi di Roma sapranno regalarci ancora di più. Eccoci qua ragazzi, siamo giunti al termine anche di questa puntata di Otakumania. Ringraziamo il nostro Roberto Cera per questa nuova puntata dedicata al mondo steampunk con la sua Steam Your Mind. Insieme a questa rubrica ripercorreremo la strada dello steampunk per apprezzarne sia il significato e conoscere un po' più quest'arte da vicino, che sta veramente prendendo piede sempre di più. Beh, ci tengo anche a ringraziare tutti quelli che collaborano per la nostra puntata, perciò il team di 4 News nella persona di Alessandro e il nostro Fabio Taddi per Fear Factor, e poi tutte le persone che collaborano con me per la realizzazione di questa puntata, a partire dal nostro Federico Gobbo che monta le puntate e tante volte riprende anche, al nostro Clay Dembeck che di solito è in regia per quanto riguarda l'audio, ma questa volta si sta cimentando alla ripresa, e tutti quanti voi da casa anche che ci seguite, siete sempre più numerosi. Vi ricordo i nostri vari appuntamenti tutte le mattine alle ore 10 su 4 News TV al numero 613 del digitale terrestre, 5613 su Sky, per lo streaming www.otakutv.it oppure l'app per i dispositivi mobile scaricabile sia su Android come quarta rete che su iTunes come 4 Music TV. Beh ragazzi, ricordatevi anche l'appuntamento di tutti i venerdì dalle ore 15 alle ore 16 con Otaku TV Italia Live, lo show in diretta, e poi appunto la puntata di Otaku Mania tutti i sabati alle 19.30. Beh ragazzi, anche per oggi è tutto, un saluto da me Alberto e un saluto qua dal Parco Europa a Torino, ci rivediamo per un altro dei nostri servizi. Ciao ragazzi!